ci occupiamo ora della cannabis, perché voi sapete che ci sono state anche delle notizie che abbiamo commentato, letto in questi giorni, notizie che hanno suscitato, a dire il vero, un po' di stupore, perché addirittura sono stati chiusi 3 negozi perché i titolari erano stati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. In realtà in questi negozi veniva venduta della cannabis light, quella cannabis che poi ha anche un forte potere e valore terapeutico, ma tant'è che in Italia ancora su consiglio del Consiglio Superiore di Sanità questa viene considerata fra i prodotti addirittura nocivi, e quindi bisognerà valutare se metterla in commercio oppure meno. Però il ministro Giulia Grillo ha detto che non si può in realtà dichiarare illegale una sostanza che è stata dichiarata legale da una legge del 2016, e che quindi ora magari c'è qualcuno che paga anche il prezzo di questa mancata regolamentazione. Ne parliamo con Enzo Gravina, che è responsabile dell'Associazione Radicali Marche, ma anche membro nazionale del Comitato Radicali Italiani, che abbiamo in linea telefonica e che salutiamo. Buonasera Gravina. Buonasera, buonasera Tubaldi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, ti abbiamo chiamato, ti diamo del tu, facciamo più bene, direttamente bene. Un rapporto più diretto. Più, perché? Perché c'è stata una conferenza stampa che voi come Radicali Italiani insieme alla cellula Coscioni di Ancona avete organizzato ad Ancona proprio il 2 luglio scorso in piazza Cavour, alla presenza di altri ospiti o di altri relatori, che adesso tu ci dirai quali sono, proprio per parlare di questa, di questa problematica della cannabis, che in molte anche tabaccherie di Milano, di Roma, di altri centri importanti d'Italia viene venduta in piccoli barattoli, e che qui da noi invece costituisce attività, diciamo così, da parte della polizia. Allora Tubaldi, siamo vittima purtroppo di quello che è stato fatto, è stato anche quello che è stato scritto in modo un po' allarmistico. Ieri dicevamo, probabilmente l'allarme è rientrato, o perlomeno sta rientrando, ha avuto degli impatti, ha avuto dei costi per i negozi che in realtà hanno subito dei sequestri, un po' in tutta Italia in realtà, non solo nella nostra regione. Noi chiaramente siamo rimasti colpiti particolarmente da questi ultimi, a Macerata e ad Ancona. L'allarme è rientrato in quanto la cosa grave, diciamo, la cosa più grave è proprio l'atteggiamento che ha avuto il Consiglio Superiore di Sanità, perché per il resto e poi successivamente quello che è accaduto appunto con i sequestri. Perché altrimenti la produzione e la commercializzazione di questo prodotto è assolutamente legale. È legale, come dicevi, a partire dalla legge del dicembre 2016, che poi è entrata in vigore nel 2017, che ha fatto rinascere la filiera della canapa dopo 60 anni circa di stop a questa filiera, regolamentando il settore e definendo delle soglie di THC estremamente basse, appunto tra lo 0 fino allo 0,2, con una tolleranza, perché chiaramente essendo un prodotto naturale in campo poteva essere, cioè ci possono essere delle variazioni, con una tolleranza in campo fino allo 0,6. Nessuno avrebbe pensato che questo poteva diventare un prodotto da fumare o per uso alimentare, perché ha un contenuto di THC estremamente basso, quindi la certezza era che con questi parametri non sarebbe nato il prodotto. E questa probabilmente era anche la volontà del legislatore, tant'è vero che tutta la legislazione, anche la precedente legislatura sulla questione cannabis, come sappiamo, ha affondato la legge proposta dall'intero gruppo parlamentare con Benedetto della Vedova, che avrebbe permesso, diciamo, la coltivazione, l'autoproduzione, tante molte altre cose relativamente alla cannabis, quella con THC.
la legge che è passata in Parlamento ha rafforzato solo, che poi non è arrivata in fondo, quindi abbiamo una speranza di dire che venga appunto recuperata, però nella sostanza dove se fosse arrivata in fondo avrebbe confermato esclusivamente la questione della cannabis terapeutica, ma niente di più relativamente alla cannabis per usi altri. Detto questo, a fronte di un prodotto che in teoria non c'era, grazie all'intraprendenza di alcuni, e noi infatti avevamo ospite tra noi Luca Marola, il precursore con i V-Joint della Cannabis Light in Italia, e non solo questo, perché appunto è un militante, sta facendo battaglie per la legalizzazione da sempre, è un proprietario di un grosso shop, eccetera. Grazie appunto all'intraprendenza di alcuni e poi dopo di molti altri, quando hanno visto appunto che stava nascendo questo mercato, è nato un mercato su un prodotto praticamente che non ha effetti psicattivi. Hanno puntato sul potenziamento di altre proprietà che sono appunto su un altro contenuto della cannabis, che è il CBD, che è un altro cannabinoide, e che è quello che ha l'effetto rilassante, quindi non ha effetti psicoattivi, ma ha un maggiore effetto rilassante rispetto alla cannabis, diciamo, comune. Questo tipo di cannabis potrebbe avere anche degli effetti terapeutici per alcune specifiche patologie, ma non per molte, perché la maggior parte delle patologie hanno bisogno di alti contenuti, o comunque più alti contenuti di THC, o addirittura molto alti contenuti di THC, come quella di strada, diciamo, in termini di THC. Quindi questa era la situazione. A maggio, dicevo, la legge ci supporta, ci sostiene, perché a maggio del 2018 il Ministero dell'Agricoltura ha emanato una circolare per colmare un vuoto, perché nella legge non era specificato se l'inflorescenza poteva essere commercializzata oppure no. Ok? Sì, seguo molto bene. Dimmi. E quindi che cosa succede? Che con questa circolare del Ministero dell'Agricoltura, il precedente Ministero dell'Agricoltura, è stato possibile fare quello che già i produttori, già i V-Joint d'altri, molti altri successivamente, avevano iniziato a fare una non chiarezza nella legge. E quindi dal maggio 2018 in realtà è stata rafforzata la possibilità di vendere cannabis light nei limiti dello 0,2, ovvero cannabis che non ha effetti psicattivi ma ha solo un effetto rilassante, profumosa, eccetera. Questa era la situazione al maggio 2018, quindi un passo avanti. In questo frangente, in questo periodo, in questo solo anno e mezzo, grazie a questa piccolissima concessione che allo sdoganamento della cannabis rispetto a quello che è stato in questi anni, no? La droga, eccetera. Quindi in questo periodo è nato un mercato fantastico in termini di numeri. Oggi la filiera della canapa è una filiera molto importante, tant'è vero che, questo ce lo ricordava Marola ieri, dopo un periodo di esitazione iniziale, oggi sono diventati attori nella filiera della canapa i sindacati dell'agricoltura, le principali sigle, Coldiretti, Confagricoltura, e ad alcune proprio specifiche del settore della canapa, tipo Assocanapa, Federcanapa, cioè quindi non è più un fenomeno per cui si può parlare sui giornali sequestrata la droga nei negozi. Stiamo parlando di una cosa assolutamente legale, e questa cosa che è accaduta e questo questo allarmismo ha avuto un impatto negativo, nel senso che appunto molti hanno iniziato a pensare ma non si può più, è diventata vietata, addirittura ci ricordava sempre Marola ieri, alcuni laboratori hanno iniziato a dire preferiremmo non farvi le analisi perché non vorremmo avere problemi. Quindi in qualche modo queste ultime cose accadute hanno minato un mercato fantastico che è nato e sta nascendo e sta crescendo intorno a questa filiera,
che ci sembra veramente gravissimo. Ma cosa è accaduto? Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso questo parere sulla base di una richiesta fatta dal precedente ministro, dalla ministra Lorenzin. Il parere è addirittura del febbraio 2018, è dopo un mese dalla circolare del ministro dell'agricoltura, che in qualche modo rafforzava la scelta di andare verso, diciamo, da avvallare questa cosa di questo mercato che era nato, esce questa circolare, questa raccomandazione del Consiglio Superiore di Magistratura, che noi condanniamo perché non ha valenza scientifica, non si basa sulle evidenze scientifiche degli ultimi anni. Tanto è vero, e questo io in realtà l'ho saputo ieri, ma è stata un'ottima notizia e vedremo come sostenerla. Lo studio legale dell'avvocato che era presente ieri, che si chiama, un attimo che non mi ricordo, Lorenzo Simonetti sì. Di tutela legale stupefacenti.it, specializzato in materia, loro insieme a Digijoint hanno intrapreso hanno fatto una richiesta di accesso agli atti sugli studi fatti da CSS, perché già dalla bibliografia si evince che in pratica lo studio del CSS non è stato fatto sulla base delle nuove evidenze scientifiche. Quindi lo riteniamo un provvedimento assolutamente di parte. Senti, Gravino, prego. No, sarebbe interessante anche sapere dal legale Lorenzo Simonetti, cioè, ma che cos'è che dovrebbe costituire la direttiva anche per quanto riguarda l'azione di eventuale controllo e eventualmente repressivo? Una legge legale del 2016 che pensiamo sia stata varata dal Parlamento italiano, o semplicemente un parere del Consiglio Superiore di Sanità? Cioè, non l'ho capito. Cioè, il Consiglio Superiore di Sanità può esprimere un parere, ma se c'è una legge del 2016... Allora, chiaramente un controllo da parte delle forze di polizia per accertare che nei negozi non venga venduta marijuana, diciamo, illegale, quindi con contenuti THC elevati, non sarebbe, certo, diciamo, questo un problema, purché venga svolto nel rispetto dell'esercente, che non venga proclamato, non venga scritto sui giornali sono stati sequestrati chili o quintali in alcune... Sì, sembrava uno spacciatore fra i più pericolosi. Tant'è vero che poi i capi di accusa che sono stati sollevati sono appunto quello di detenzione di sostanze stupefacenti, sì, di spaccio. Poi dopo che cascheranno tutte, e pare che nella maggior parte dei casi in giro per l'Italia in realtà sono state quasi ridicolizzate, diciamo. Non sono stati confermati i sequestri, sono state restituite le merci, eccetera. Però ciò non toglie l'effetto negativo e questa voglia di tornare indietro, quando invece questo mercato, nato da un buco legislativo in realtà, ma nato sul nulla, perché stiamo parlando di un THC dello 0,2, quando quello sul mercato è del 8, 10, 15, 20, 25 THC, e stiamo parlando dello 0,2, cioè quindi il nulla, e intorno al nulla è nato un mercato importante, anche economicamente importante. Questo ci dovrebbe far capire che cosa potrebbe essere se la legge dell'intergruppo, la legge che noi abbiamo depositato nel 2016 con la campagna legalizziamo.it, che è ancora lì in Parlamento ferma in una proposta di legge, cosa succederebbe con la legalizzazione del mercato della cannabis per uso ricreativo con THC. E non solo è un successo da un punto di vista sociale e economico, ma è un successo anche da un punto di vista sociale, perché se in qualche modo coloro che usano, che fumano i joint, ed è un mercato fiorente, quindi sono tanti, sono in parte, almeno in buona parte, sono fumatori di cannabis con THC, e si alternano almeno l'una con l'altra,
Questo è un successo sociale perché è un bene per la salute sua e della salute pubblica, ma non per il contenuto di THC. O comunque non è significante quello, ma il fatto che e questo è quello che dicevamo anche ieri, la cannabis di strada, e abbiamo presentato delle ricerche recenti, una dell'Università di Berna e una fatta dal Salvagente in Italia, la cannabis di strada ha contenuti delle peggio cose, veramente quelle veramente dannose per la salute. Ma si ripete la stessa storia per tutti quei prodotti che hanno subito il periodo del proibizionismo. L'alcol fatto. Si ripete, ma non impariamo. Non impariamo mai, perché purtroppo siamo un popolo che arriva sempre in ritardo. Finalmente abbiamo preferito al tabacco quello che veniva magari distribuito in grosse quantità per via illegale, al tabacco magari dei monopoli di Stato, ma venduto quindi e controllato nella sua composizione nei negozi e nelle tabaccherie. Cioè, ecco, è vero che non c'è stato mai un vero proibizionismo nei confronti dell'alcol e del tabacco, invece nei confronti dell'alcol c'è stato, e l'esperienza, il periodo del proibizionismo non ci è mai di aiuto in questo caso, come tu dicevi benissimo, con la cannabis, che quella venduta è controllata sia anche nel percentuale, nella presenza del suo principio, ma del THC. Immaginati che in assenza di una regolamentazione i produttori stanno aderendo a dei disciplinari di produzione, stanno facendo delle produzioni biologiche, cioè stanno facendo un prodotto che è meno probabilmente a questo, diciamo che ci sono delle ricerche, però ora non le so, non le riuscirei a citare, quindi ve la do come un'informazione, però è meno dannoso fumare cannabis light rispetto a fumare il tabacco. Certo. Perché fa dei danni, perché c'è la combustione, infatti in realtà il tabacco c'è la carta, c'è la catramina, c'è però tutto. No, ma fumarlo diciamo nelle stesse condizioni, no? Una canna tra virgolette, perché non c'è il THC, di cannabis light e una sigaretta, i danni prodotti dalla combustione della cannabis sono inferiori a quelli. Quindi, cioè, se il CSS, per, come ha detto, per la salute individuale pubblica in applicazione del principio di precauzione, perché dice se la dovesse fumare una donna incinta o altri ma altri, questo altri, è lo stesso per il tabacco, lo sappiamo. Non ho capito. E poi, senza considerare Gravina, che pensa che duro colpo noi infliggeremo al commercio clandestino, con tutto con quello che comporta in termini di organizzazione della criminalità, se dovessimo legalizzare la cannabis. Questo è un discorso enorme sul quale Anche un bambino, per quale motivo siamo così tardi e tardivi. Guarda, Tubaldi, noi con la campagna Legalizziamo avevamo fatto una, tra virgolette, per gioco, avevamo fatto la stima, ma non noi chiaramente, usando rapporti internazionali eccetera, il recupero, che non ricordo, mi pare che erano 4 miliardi dalla commercializzazione dalla commercializzazione della cannabis, per poterne essere recuperati, e l'avevamo girati subito come ipotesi in misure sociali, una svolta. Non ricordo se erano 2 miliardi o 4 miliardi, cioè un contributo importante a, volendo, anche la lotta tra virgolette, non quella con la polizia, la lotta alla droga in termini sociali, cioè volendo, per affrontare la questione della droga dalla vendita di una sostanza che è quella che non è manco una droga problematica, o comunque lo è molto limitatamente rispetto alle altre, avere un ricavato da poi reinvestire nel settore e magari davvero fare un passo avanti nella riduzione del fenomeno della droga, che diciamo che in generale è certamente un problema, come lo è quello dell'alcol, come lo è quello del tabacco, eccetera, eccetera.
Senti, poi nella conferenza stampa che al termine di questo tuo intervento manderemo integralmente in onda, è intervenuto anche sì. Diego Bravi, che appunto come gestore poi di quel Grove Shop Vita Verde di Ancona, che ha subito questa chiusura. Ha subito un sequestro. Due sequestri in realtà. Anche se lui dice guardate che io ho fatturato tutto da una ditta per dire non so dove l'ho letto, però diceva io ho fatturato tutto da una ditta di Perugia che mi ha fornito il prodotto, guardate ma è tutto legale, appunto, dico, non è che la coltivate per proprio conto, comunque è tutta la filiera. Ci sono state dei sequestri di sostanza al di sopra del 0,2, comunque inferiore allo 0,6, quindi lì diciamo che c'è di nuovo la legge è un po' confusa, perché in realtà dice che la produzione può essere fino a 0,6, però poi la commercializzazione non è molto chiaro, quindi in realtà probabilmente a livello legislativo qualcosa ancora deve essere chiarito, così come devono essere chiariti i possibili usi di questa cannabis light. Però nell'insieme della questione non andava affrontato in questo modo, ma andava magari migliorata la regolamentazione, ma con quello che poi sta dicendo la ministra Grillo, quindi siamo assolutamente d'accordo, dice rivediamo la regolamentazione, ma non a fare allarmismi, dato che si tratta di una sostanza comunque, anche se è tra lo 0,2 e lo 0,6, con un contenuto di THC talmente basso che è in nulla rispetto a potenziali rischi. Poi certo, se una donna incinta o un ragazzino giovane si fuma una canna di vitigio, ovviamente il fatto stesso della combustione crea un problema, ma questo è tutto qua, non è altro. Sì, ma il problema può essere cioè la donna incinta magari è avvisata e toccherà a lei magari non affrontare eventualmente. Io penso che anche se si fumasse uno spinello non succederebbe niente lo stesso alla stessa donna incinta. Su questo ci sono studi di tutti i tipi, come tutte le cose, la quantità che usa, uso e abuso e dipendenza, ci sono delle zone di grigio importanti che appunto da lì dipende l'eventuale danno. È tutta una questione che andrebbe appunto affrontata con mente lucida, con tranquillità, invece che in modo di così demonizzandola una pianta che pure toglie, anche quando non c'ha più l'effetto dello sballo, come si dice, comunque il fatto stesso di vederla nei campi, perché ora io ho dei campi qua vicino, è diventata un'attività per molti. Ieri avevamo infatti oltre che dei commercianti avevamo dei produttori, almeno tre produttori avevamo, che chiedevano consiglio a Marola appunto su alcune tecniche di produzione, su alcune cose, e oltre che sull'aspetto chiaramente legislativo, che è quello che in questo momento li sta preoccupando, perché hanno il prodotto in campo, hanno fatto investimenti, se c'è un rallentamento del mercato perdono soldi, dopo che hanno investito sulla base di una legge che appunto li autorizzava. Dopo il 22 maggio è diventata proprio palese la possibilità di commercializzare il fiore, quindi loro hanno piantato per vendere il fiore. Se eliminano la vendita del fiore facendo, se non altro, un'informazione, un pressing sulle forze dell'ordine, sull'informazione a demonizzare questo fenomeno, avremmo fatto un altro danno a persone appunto intraprendenti e coraggiose, eccetera. Benissimo Enzo Gravino, io ti ringrazio per questo tuo intervento che ci ha aiutato a capire meglio il problema della cannabis light e tutto quello che è stato scritto e detto in questi giorni intorno a questo problema. Sappiamo che Renato, una cosa che non so se hai avuto modo, Renato ha dato un numero interessante, no? Renato Biondini, che è segretario della cellula Coscione di Ancona. Sì, segretario della cellula Coscione di Ancona, parlando di cannabis terapeutica, dopo che appunto tutti ormai dicono sì, va bene la terapeutica, sì, perché per alcuni casi va bene, eccetera, eccetera, bene,
Abbiamo scoperto ieri che in oltre un anno la Regione Marche ha speso per la cannabis terapeutica, quindi per coloro che ne hanno diritto e hanno la prescrizione medica, 1.100 euro o 1.150, insomma un numero del genere. Cioè a fronte probabilmente di una richiesta spropositata, persone che ne hanno diritto perché è riconosciuta dalla ricerca scientifica come la miglior soluzione per il loro problema. Certo. Quindi questo fa di nuovo inquadrare quanto rispetta questa pianta anche di fronte alle leggi, anche di fronte alla ricerca scientifica, anche di fronte alle evidenze, comunque si tenta di impedirne l'uso e la diffusione anche nei casi accertati appunto di utilità, non dico di non dannosità, ma di utilità. E mi permetto di dire, gli spacciatori godono. Benissimo. Gli spacciatori godono. Cioè. D'altra parte non c'è altro da dire. Benissimo, come i contrabbandieri goderebbero se venisse tolte o soppressa la diffusione legale del tabacco. Cioè nel senso non si trovassero più sigarette in commercio. Va bene. Infatti non per oggi, perché stiamo parlando di cannabis light, quindi sarebbe un salto esagerato. Ah, certo. Però magari ci possiamo sentire in un'altra occasione sulla questione delle droghe cosiddette pesanti, perché non dimentichiamo che sia dal punto di vista di riduzione del danno, cioè ovvero ridurre il danno alle persone che ne fanno uso e al sistema sanitario, sia da un punto di vista di mafie e quello che dicevi tu ora, bisognerebbe affrontare anche la regolamentazione di tutte le sostanze, certo, quindi però veramente è un discorso più scivoloso. Ma quello che ha detto sempre il Partito Radicale, la liberalizzazione delle droghe leggere tipo cannabis, legalizzazione, perché la liberalizzazione noi diciamo sempre che è già libera, perché appunto, cioè, sì, però nel senso che non c'è nessun motivo, si trova solo a certe ore. Tutte le droghe si trovano H24. Sì, ma sono libere anche le cocaine, le eroine, però legale. Queste andrebbero legalizzate, non peraltro per gli effetti, sicuramente questi sì, comprovati come nocivi e devastanti. Però la legalizzazione contribuirebbe, come tu dicevi, a una riduzione del danno, oltre al fatto che sconfiggeremo sicuramente tutto quel grande esercito di criminalità che appunto prospera. Non avremo più overdosi. Appunto, e non avremo più morti per overdosi, come succede invece di poter assistere quotidianamente. Ne abbiamo in questi giorni quella ragazza di 28 anni trovata nel bagno, morta appunto per una iniezione di eroina. Non si sa dove. Anche una ragazzina di 18 anni. Però non si sa dove compra. Come fa lei a controllare la bontà della droga che compra? È una roulette russa, la acquista in maniera clandestina, come fa a controllarla? Certo. È una roulette russa, uno dovrebbe avere un piccolo chimico a disposizione, non lo so. Una roulette russa, l'esperienza fidarsi di chi? Del pusher. Certo. Non neanche lui lo sa, però si apre uno scenario che ora probabilmente non abbiamo tempo, ma ci ritorneremo. Sicuramente, come cercheremo anche di metterci in contatto con l'avvocato Simonetti per avere di lui magari alcune delucidazioni su quella che è la legislazione e come poter intervenire per migliorarla. Benissimo, va bene. Grazie tante, ci sentiamo e auguri di buon lavoro. A presto, ciao. Grazie.